Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Disse dunque: un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati 10 dei suoi servi, consegnò loro 10 monete d'oro, dicendo: fatele fruttare fino al mio ritorno. Ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire: non vogliamo che costui venga a regnare su di noi. Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro, per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si presentò il primo e disse: Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 10. Gli disse: bene, servo buono, poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra 10 città. Poi si presentò il secondo e disse: Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 5. Anche a questo disse: tu pure sarai a capo di 5 città. Venne poi anche un altro e disse: Signore, ecco la tua moneta d'oro che ho tenuto nascosta in un fazzoletto. Avevo paura di te, che sei un uomo severo. Prendi quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato. Gli rispose: dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi. Disse poi ai presenti: toglietegli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha 10. Gli risposero: Signore, ne ha già 10. Io vi dico: a chi ha sarà dato, invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici che non volevano che io diventassi loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me. Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Chiediamo al Signore la grazia di non essere una chiesa a metà cammino, una chiesa trionfalista dei grandi successi, se la chiesa umile che cammina con decisione come Gesù, avanti, 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 cuore aperto alla volontà del Padre come Gesù. Chiediamo questa grazia.